Sport, in collaborazione con... E se poi quest'inverno fa freddo? Ma tanto freddo! E se poi scaldarci ci costa una fortuna? E se poi anche le stufe a pellet mi tradiscono? Ehi, tranquilla! Inizia l'era Citrea. Il pellet e le stufe li produciamo noi direttamente. E apri bene le orecchie! Le stufe Arianna, Erika e Sharon oggi sono in offerta! Ma grazie, Citrea! Vieni a trovarci, www.citrea.it. Anche nelle bocce un derby rappresenta un momento di sana rivalità, ancora di più se a sfidarsi sono due società che distano l'una dall'altra a poche centinaia di metri. Parliamo della familiare e della nuova boccia di Alessandria, che si sono affrontate nel bocciodromo di Viale Massobrio, appaiate in classifica, in una gara più che mai aperta, che la nuova boccia si è aggiudicata per 14-8, sfruttando al meglio i tiri tecnici, costruendo la vittoria passo dopo passo. Dal 31-22 nel progressivo, con Borella che sparava Guido, con Rosso nel doppio tiro di precisione, che otteneva un 19-11 su Piccardo, infine un 21-17 di Torta contro Alciati e 18-23 di Torta contro Ressia nel combinato. Nelle ultime prove, ininfluenti a questo punto, Piccardo nell'individuale, Maragno, Borsari, Pasquini nella terna conquistavano brillanti affermazioni, seguiti nella terza coppa da Fossato Levrato per gli ospiti che si imponevano su Alciati e Montaldi. Per la familiare uno stop dopo tre successi, nuova boccia che anche in trasferta riesce a dare il meglio. Qui si parla di trasferta per modo di dire, vista la vicinanza dei bocciodromi. La familiare aveva dalla sua la maggiore esperienza, la nuova boccia invece la forza dei giovani. La partita quindi era aperta ad ogni pronostico. La classifica del campionato di promozione vede a questo punto in testa l'Andorra con 10 punti, seguita da nuova boccia, Auxilium e Inviese con 8, Litorale familiare con 6, in coda Fossone con 2 e la Vadese con 0. Lo sport in collaborazione con... E se poi quest'inverno fa freddo? E se poi scaldarci ci costa una fortuna? Ehi, tranquilla, inizia l'era Citrea. Il pellet e le stufe li produciamo noi direttamente. Ma grazie, Citrea! La precisione, la cura dei dettagli, la sicurezza e la qualità dei materiali sono i punti cardine dei nostri serramenti in PVC e alluminio. Gollo Serramenti. Proteggi la tua casa e vivila con chi ami. Gollo Serramenti, 40 anni d'esperienza, a Silvano d'Orpa e Acquiterme. Sabato 1 dicembre la Proloco di Castelletto d'Orba, in collaborazione con la Fondazione Uspidalete Onlus, organizza presso il Palazzetto dello Sport in località Castelvero una serata di beneficenza per raccogliere fondi a favore del progetto Senti il mio cuoricino. L'obiettivo è contribuire all'acquisto di un nuovo ecocardiografo per l'ospedale infantile di Alessandria. Questa serata prevede lo spettacolo teatrale Mi ricordo una notte magica, commedia brillante di Gianluca Pivetti. Partecipate numerosi!